siamo tutti Mister Destoga. Amici di pianetaempoli.it, siamo in compagnia di Guglielmo Giacomazzi, che a Empoli conosciamo molto bene, è diventato il capitano del Lecce. Sì, da qualche annetto che sono a Lecce, sì. A parte la parentesi di Empoli. Sì, a parte se parentesi Empoli-Palermo, sono stato praticamente 9 anni a Lecce, come ti ho detto prima, un po' vecchiotto, quindi scontato essere capitano di questa squadra. Guglielmo, questo Lecce andrà sicuramente in Serie A? Sicuramente no, direi, perché sì, si vede le squadre come Regina, come Torino, che sicuramente sulla carta sono le squadre più forti del campionato, non stanno ammazzando il campionato, fanno molta fatica, più che altro la Regina, si vede che è molto dura, e non è facile vincere in Serie B, non è facile avere continuità, prestazioni più che altro, quindi è un campionato molto duro, molto lungo, quindi sarà molto difficile per tutti. Sei d'accordo con noi se diciamo che questo è anche un campionato livellato verso il basso? Io ho giocato, ho fatto la Serie B 7 anni fa, direi che forse a livello di qualità di giocatori anche tante squadre puntano a ragazzi giovani, come può essere anche il Lecce, che non vuol dire che non abbiano qualità, perché ho visto magari esperienza. Mancanza di esperienza senza dubbi, perché hanno delle grandissime qualità, ragazzi di 86, 87, 89. Ho visto giocare, abbiamo visto pure le casette, l'Empoli è una squadra molto molto forte. Dato che parleranno tantissimo di questi giocatori, vedranno fra 2 o 3 anni, perché veramente fanno paura. Che ricordi porta Giacomazzi di Empoli? Appena ho qualche giorno libero sono sempre lì, quindi è bellissimo ricordo della società, della città, della tifoseria. È un bellissimo posto, perché la Toscana è fantastica, quindi ho lasciato tanti amici, tanti ex compagni che vado a ritrovare appena posso. E questo Empoli, secondo Giacomazzi, dove può arrivare? Secondo me può arrivare molto lontano, perché è una squadra che ha grandissime potenzialità. Qualitativamente ancora deve crescere, perché senza dubbio c'ha tanti ragazzi giovani in rossa, però dipende loro quanto ci mettono a acquisire l'esperienza giusta per ottenere risultati in questa categoria. Nel giro di pochi giorni hai affrontato la Regina, poi hai affrontato l'Empoli. Ci puoi dire qualche cosa, visto che venerdì l'Empoli affronterà proprio la Regina al Castellani? Penso che sarà molto dura per la Regina battere l'Empoli, perché hanno dei ragazzi che hanno molta gamba, è molto difficile coprire Eder, Saudati. La Regina ha una grande qualità, c'è Brienza, Bonazzoli, gente di qualità a centrocampo, però Empoli ha dei ragazzi che corrono molto, hanno molta aggressività, tanta corsa, che per questa serie, come ho detto prima, fa la differenza. Guglielmo, naturalmente noi ti chiediamo di salutarci Manuel Belleri e Daniele Corvia, di portargli insomma i saluti da parte nostra e di tutti i tifosi dell'Empoli. Lo farai? Come no, abbiamo tutti quanti un grande ricordo di questa città e di questa società, perché ci hanno dato tanti bel ricordo. E ora naturalmente ti aspetteremo anche in occasione di Empoli-Lecce, tra un girone. Va bene, ciao. Ciao Guglielmo. Ciao.